50.000 visitatori in 4 mesi. È un enorme successo quello registrato dalla mostra Impossibile dedicata a Leonardo, Raffaello e Caravaggio, allestita da dicembre scorso nel convento di San Domenico Maggiore e magnificamente restaurato. 117 dipinti e affreschi dei 3 grandi artisti sono riprodotti con tecniche digitali ad altissima risoluzione e pongono virtualmente lo spettatore di fronte all'opera d'arte originale. Difficile immaginare di trovare in uno stesso luogo capolavori che sono disseminati in chiese e musei di tutto il mondo. Con la mostra Impossibile, ha dichiarato l'assessore alla cultura Nino Daniele, si è inaugurato un sistema rivoluzionario fondato su un rapporto pubblico-privato che si rivela ogni giorno più efficace. La chiave del successo dell'operazione intrapresa, ha poi affermato Daniele, sta nella capacità di utilizzare un luogo di enorme suggestione storica e culturale con intelligenza organizzativa e manageriale. L'esposizione infatti è aperta al pubblico tutti i giorni fino alle 22 ed il biglietto di ingresso, venduto ad un prezzo accessibile, è integrato con le principali strutture museali del centro antico. Realizzata dall'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune con l'Associazione Pietra Santa Polo Culturale e la RAI, la mostra Impossibile resterà aperta fino alla fine di agosto e sarà ulteriormente impreziosita da 6 inedite macchine di Leonardo, frutto di un lavoro di ricerca che ha coinvolto le Università di Milano, Firenze, la Scuola Normale di Pisa, il Museo Galilei e il Museo di Vinci.